Gli americani provano un mix di emozioni dopo che è stato rivelato che Ferry ha indicato come residenza ufficiale gli Stati Uniti nei documenti depositati nel Regno Unito. Il principe Ferry e Meghan Markle sono stati avvertiti dagli americani che il loro impero si sta sgretolando mentre hanno reagito al duca di Sussex, che ha indicato come residenza ufficiale gli Stati Uniti. Sento che l'impero sta cadendo. Quindi perché non staccarti prima che crolli? Ha detto l'imprenditrice del settore bellezza Ramilia Katten in un'intervista al Daily Express US. Gli americani provano un mix di emozioni dopo che è stato rivelato che Ferry ha indicato come residenza ufficiale gli Stati Uniti nei documenti normativi del Regno Unito. La maggior parte sembra ambivalente riguardo al trasferimento suo e di Meghan negli Stati Uniti, che risale al 2020. Ma sono uniti nel vedere il principe Ferry affrontare delle conseguenze se è vero che ha mentito sul suo passato uso di droga sulla sua domanda di visto. Sento che cose del genere arrivano con un privilegio. Quindi se dice che si è riformato, non penso che lo costringeranno a farlo. Quindi non penso che ci sia qualcosa che possiamo fare al riguardo, ha aggiunto Katten. I documenti depositati presso la Company House nel Regno Unito per la società di Ferry, Travalist Ltd., rilevano che il suo nuovo paese, stato con residenza abituale, ora sono gli Stati Uniti. Non so perché vogliono venire negli Stati Uniti, sai? Qual è il motivo, sua moglie? Ha chiesto Don Johnson, direttore di un negozio di bagel a Manhattan. Non penso che funzionerà come pensano. Qui in America, è diverso dal Regno Unito. Non otterranno la privacy che pensano di ottenere. Altri sono rimasti sorpresi dal fatto che il reale abbia impiegato così tanto tempo per ammetterlo formalmente, considerando che si è trasferito in California con Meghan nel 2020, quando si sono dimessi dalla carica di membri anziani della famiglia reale.